Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia ragazzi, già dal titolo abbiamo un hype addosso che ci sale su che lempia secche. È un piacere ragazzi, perché stanno venendo fuori delle cose interessantissime relative alla funzionalità dei regali su Fortnite. Finalmente, ragazzi, sembrerebbe che il giorno sia più vicino che mai, ragazzi. Oggi in questo video vedremo appunto questo bug che è apparso ad un mio caro amico, il ninja di Catanzaro, ma anche un altro utente mi ha mandato una clip. Adesso vi farò vedere che ci fa buon sperare che i regali stiano davvero per essere implementati con le prossime patch. Andremo anche un attimo a dare un'occhiata alle nuove modalità che sono pronte per essere giocate ed affiancare la 50 versus 50 e il parco giochi. E infine, ragazzi, vedremo una fotografia incredibile. Non ho la fonte, ma sembra una cosa veramente, veramente interessante. Parliamo subito, ragazzi, come vi stavo annunciando poco fa, delle nuove modalità che ben presto dovremo affrontare in Fortnite. Ovviamente modalità a tempo limitato inserite per avere, diciamo, uno sbrizzo in più nel gioco e poterlo variare qualora non avessimo voglia di giocare le solo, le duo o le squad. Andiamo subito a vedere una bella immagine, ragazzi. A scatafai! Guardala qua! Shooter, però porca porca, e mi fai sempre vedere i codici. Sì, devo farti vedere i codici, perché queste, ragazzi, come sempre, non so se ve la ricordate ieri, ragazzi, questa è la parte relativa alle sottocartelle della cartella principale playlist, che è in poche parole quella cartella relativa alla pagina dove ci sono tutte le modalità. Vediamo le 50 versus 50, vediamo la nuova modalità comp, che in realtà loro l'hanno chiamata comp. Dovrebbe essere invece la modalità high five. Quindi high five in uno slang inglese vorrebbe dire batti il 5, nel senso, perché sembrerebbe che in questa modalità i vincitori siano ben 5, ragazzi, una roba veramente incredibile. Abbiamo un'altra modalità che è Fortnite, che è quella che vi annunciavo ieri, dove ci sarà praticamente pochissimo materiale, pochissime munizioni. Quindi, come dicevano quelli del team, daranno più chance di vittoria agli skill player, quindi ai giocatori che sono bravi veramente a giocare e a buildare con un minimo di materiali e hanno una buona mira appunto per saper sfruttare il minimo delle munizioni. Altra modalità, ragazzi, di cui avevamo parlato è la High Explosive, che è praticamente quella dove vedremo reintrodotta la balestra con i dardi esplosivi, ne parleremo più avanti, e ovviamente in fondo la classica modalità Playground. Ma andiamo avanti, ragazzi, un pochettino a dare un'occhiata. Abbiamo qualche, come si dice, descrizione trovata. Allora, drop in e load up. Buttati dentro e load up e prendi quello che puoi prendere, in poche parole. Vorrebbe dire pick a landing spot and search for gear. Trova un punto della mappa e cerca For gear, dovrebbe essere prendi quello che trovi, in poche parole. Queste sono le descrizioni, le tre descrizioni, ragazzi, delle modalità. La prima dovrebbe essere quella relativa a Fortnite. La seconda, stay inside the eye of the storm. Deadly clouds are closing in. The eye will shrink as the storm intensifies. Allora, Deadly clouds are closing in. Le nubi tossiche si stringono molto velocemente, l'occhio si sta stringendo e la tempesta si sta intensificando. E ultima descrizione, fight to the finish. Ah no, sono le tre descrizioni relative, scusatemi, queste alla modalità Fortnite.
Lo step 1, scendi e prendi tutto quello che riesci. Lo step 2, attenzione che è straveloce la tempesta. Lo step 3, fight to the finish, combatti per la parte finale. Sopravvivi finché the hand to end a victory. Sopravvivi finché la fine non ti garantirà una vittoria reale. Quindi, come vi anticipavo, potrebbero esserci più di un vincitore, ma noi non abbiamo fretta, proseguiamo raga e vediamo Sbronk sempre nella cartella di Fortnite, ragazzi, della modalità. Come vediamo, ragazzi, abbiamo nella cartella Fortnite già inserite delle sottocartelle, quindi potrebbe essere questa, e sarà probabilmente questa, la prima modalità che troveremo da martedì prossimo. Quindi non credo la inseriscano questo giovedì, secondo me la portano direttamente a martedì prossimo. Come state vedendo, ragazzi, sarà in tre modalità, sembra che sia in solo, in duo e in squad, ragazzi. E come vi avevo anticipato prima, dobbiamo cercare di sopravvivere per ottenere la vittoria reale. Ho paura di andare avanti perché mi sa che c'è una roba interessante da farvi vedere. Fammi un po' vedere, al massimo ve la spoilero e cambio il video al momento. Sbodono, c'è questa, ragazzi, vedete, questa è la pagina di caricamento di Fortnite cinese, modalità singolo, modalità duo, modalità squad. Qua abbiamo le 50 vs 50, la playground, e ancora più in fondo, ragazzi, eccolo lì, il logo della nuova modalità High Five o Fortnite. Vedremo un po' come decideranno di chiamarla da noi, ragazzi. Vedete che c'è il logo del piccone, c'è il logo del tizio che c'ha in mano la pozione shield, quindi prendi tutto quello che riesci e cerca di sopravvivere. Prima di andare però a vedere, ragazzi, l'ultima immagine che fa paura da vedere, fa paura, non so da dove arriva, ragazzi, quindi prendiamola con i guanti. Volevo farvi vedere qualcosa relativo ai regali, ragazzi. Lo so che tanti di voi mi dicono: Xyuder, ma quando mettono i regali? Xyuder, voglio fare col mio amico lo scambio. Raga, non lo so il giorno in cui mettono i regali, questo davvero non lo so, ragazzi, ma so che ci siamo oramai vicino, stanno per arrivare, stanno per essere implementati. Io vi ricordo sempre, nelle impostazioni del vostro account mettete la spunta su sì se volete ricevere dei regali, e ragazzi, vi dico che stanno per arrivare, perché da pochissime ore a questa parte ad alcuni utenti, compreso, come vi dicevo, il mio caro ninja di Catanzaro, è apparso un messaggio del genere durante la partita. Questa, ragazzi, è una partita normalissima, come vedete c'è dentro Capitan Soap, Capitan Price, Christian 344, che è il ninja di Catanzaro, e The Destiny Skeleton. Lui, il ninja di Catanzaro, è morto, sta aspettando Capitan Preach 13. Guardate cosa succede. Gli si bugga prepotentemente la schermata, ragazzi, e appare questa scritta: invio dei regali in corso, ragazzi. Non si sa perché, non è l'unico a cui è successo, quindi vuol dire che qualcosa hanno implementato, ragazzi. Come vedete, guardate che storia, adesso la schermata si riprenderà tra pochissimo, e infatti si riprende. E di nuovo, ragazzi, invio dei regali in corso. Quindi abbiamo davvero una grandissima speranza, ragazzi, che i regali prestissimo verranno implementati. Dovrebbe essere questione di giorni, ragazzi, ci stanno lavorando duro. Non abbiate paura, raga, perché sicuramente arriveranno prestissimo. Prima di salutarvi, però, no, aspetto a farvi vedere l'ultima immagine, perché ho davvero paura che non sia con una buona fonte, quindi non ha senso farvela vedere finché non avrò delle certezze. Allora, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Dai, abbiate un pelo di pazienza prima che arrivino i regali. Mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto.
iscrivetevi in tantissimi al canale. Noi ci vediamo in live oggi con una live speciale, visto che è il compleanno del sottoscritto questa sera, ragazzi. Mi raccomando, ricordatevi, 3 contest da 10 euro, 30 euro come quasi i miei anni che sto compiendo io, in realtà li ho già passati i 30. 3 contest da 10 euro offerti dal nostro amico Capuano Pro. Noi ci vediamo in live. Ciao!